fare una maratona. Ciao a tutti amici e bentornati in questa nuova puntata di Soma. Come al solito io sono Morus, qui con me c'è Matrius. Bene, Matrius, continuiamo perché in realtà non lo giochiamo da un po' per vari problemi. Comunque andiamo a vedere. Simon ha trovato un esotuta con un cadavere al suo interno e ora deve adattarla in modo da consentire a Catherine di trasferire la sua mente, e ricordiamo che siamo un robot, a proseguire il viaggio verso l'abisso. Servono tre componenti: il gel strutturale trovato, il chip corticale non trovato di un robot e un pacco batterie trovato anche quello. Mi pare che due su tre li abbiamo trovati, ci manca solo il chip corticale, forse, da quello che mi ricordo, però lo andremo a capire. Tra l'altro dobbiamo entrare in questa tuta per poi andare nelle profondità e solite cose, per andare a trovare che cosa? Ark. Esatto, Ark che cos'è, Matrius? Spiega brevemente così facciamo un riepilogo. In pratica un... È un'arca informatica, diciamo, dove tutte le personalità vengono infilate dentro. E poi in teoria, da quello che si è capito, doveva finire nello spazio, in realtà è finito negli abissi. Questo perché? Perché la Terra è stata bombardata da una sorta di comete, asteroidi, eccetera, eccetera, e quant'altro. E quindi per salvare, diciamo che uno dei piani per salvare non la razza umana ma la coscienza umana o l'intelligenza umana è stato questo. Comunque, detto questo, noi continuiamo. Questo era giusto per fare un piccolo preambolo, giusto così. Ok, ora siamo qua e in teoria potremmo... Go look for a robot cortex chip. Esatto, ci serve il chip corticale. Allora, qua abbiamo visto che non c'è una ceppa. Questa è la tuta che abbiamo trovato con la... questa. Ok, ci manca solo il chip corticale. Allora, io direi che bisogna un po' esplorare l'area. Questa è l'unica cosa. Sperando di trovare qualcosa. Io ho in mente una roba, Matreus, perché mi sono andato a vedere i nostri filmati, giusto per fare una sorta di riepilogo. Di Mindstorm anche, di riepilogo. E mi sono ricordato che all'inizio, dove siamo entrati, praticamente c'era un quel pannellino di comando dove abbiamo sbloccato delle porte. In realtà non le abbiamo sbloccate tutte. No. Quindi secondo me bisogna sbloccarle. Non so se qua, forse qua. Lì. È questo? Può essere. Non sbaglio, sì. Ecco qua, vedi che c'è la parte superiore e anche inferiore. Vedi, secondo me dobbiamo dirigerci alla parte inferiore o superiore. Ma fottiti, sto cavolo di Cosby! Me l'ero totalmente qua dimenticato. Poi c'eravamo già andati. Sì, bisogna fare un po' di... secondo me dobbiamo andare alla parte sotto. O la parte sopra. Secondo me la parte sotto. Ma per andare alla parte sotto, come cavolo facciamo? C'eravamo già andati. Veniamo da qua. Guarda dove arriviamo. E quindi ci tocca andare nella stanza di là. In questa. Sì. Ok, allora. Oh, qua scendiamo. Ed è esattamente quello che volevo. Perché? Noi non siamo venuti da qui. Non mi ricordo. Però qua. Sì, siamo venuti da qui, che siamo entrati da là. Eh sì. Questo l'avevamo già sentito? Sì. Non faceva niente perché non sì, c'era. Sì, è vero, testa. Hai ragione, Matrix. Ok, quindi... Ah, eccoci qua. Qua esattamente siamo sotto rispetto a prima. E prima era bloccato. Perfetto, vedi? Disabilita. Cioè, secondo me abbiamo... Noi se eravamo nella parte media, abbiamo sopra e sotto. Disabilitiamo sotto. Solo che prima questo era tutto bloccato. Sì, adesso si è aperta una porta. Quindi io direi di andare di qua. Essendo che non giocavamo da giorni, mi sono rimesso a vedere gli ultimi, quasi tutti gli episodi, soprattutto gli ultimi bene, per capire un po'. Allora, qua abbiamo Robot Repair Bay. Facciamo un po' di mente locale. Lì c'è un personaggio che è vivo, sembra. Sembra, sai quali? I robot quelli di Alien. Bravo. E qua abbiamo qualcosa. Che cavolo è quel così? Qua soliti pezzi.
Qua abbiamo sì, un robot, un computer interagibile. Io Qua abbiamo il Bull UH3. Insomma, qualcosa di. chiuderei la porta e Sì, proverei ad anch'io. interagire con lui. Anch'io. Questa c'è una formula. Chissà che cavolo serve. Ogni tanto lancio i pezzi, amici, giusto così per sport, per passione. Le Ma dov'è il 6 caschetto? mi Questo recupero. qua è quello che. Ma non lo Perché fa lo più. lanci? Di solito prova a lanciarlo. Non lo fa più. Non lo fa più. Allora, espelle chip Chip. corticale. Attenzione. Allora, chip corticale diagnosi. Allora, vediamo un po', perché questi giochetti qua sono un po' strani. Qua si può schiacciare, qua si può girare, comunicazione motore. Ok. Prova a girare Ah, forse ho l'ultimo. capito. Allora, questi. Sì, ok. È un vecchio gioco del. dei primi anni 90, credo. Una roba, fine anni 80, una roba del genere. Dove praticamente dovevi incanalare. C'era sia l'acqua che la luce. Si poteva fare sia con l'acqua che con la luce. E dovevi incanalarli in un punto. Quindi credo che bisogna incanalare tre raggi dentro qua. Cioè, banalmente. Se noi facciamo così. Sì, ciao. Così e così. Sì, No. e l'abbiamo incanalato qua. Se questo facciamo così, abbiamo incanalato questo e questo qua è il più semplice. Tocoglio coglio. Fantastico. Là. E questo è il chip corticale ed esattamente, se ti ricordi, Matreus, quando ci vedevamo nello specchio, Ah. ti ricordi che si vedevano gli occhi robotici con Sì. quel. È praticamente quello, sostanzialmente. Cioè, la tipa là serve il nostro. Serve questo qua per iniettare la nostra memoria e attaccarcela a una tuta più piccola, sostanzialmente. Va bene, però non è finita. Io non tornerei ancora alla tipa là finché non abbiamo Ma visitato questa qua era quest'area. chiusa prima. E questo è una sorta di umano Robotico. robotico, tipo Terminator, cioè tipo cyborg, però in realtà questo è fatto un po' più. Bah, un po' alla cavolo. No, alla cavolo no, un po' meno. Bah, insomma, Di non cosa è si. evoluto, diciamo. Allora, qua ci sono un po' di cose, probabilmente. Che bello, possiamo prenderci. Dai, mettiamo. Allora, questo, sempre con i documenti marchiati Pathos, abbiamo The Art of e il cuore. Ah, Alfa, Alfa. forse assomiglia a questa cosa qua. A qualcosa circolare, potrebbe essere tipo il cuore? Ma Boh. Poi cos'è il cuore abbiamo. di Alfa? Cerca Tau, Find. cerca Alfa, prendi la cella, tu Alfa. Boh, queste cose qua. Poi abbiamo un post-it con. Boh. Sembrano dei dischi volanti, sembrano, una roba del genere. Fatti a capire cosa ha È il fatto. cuore questo. Sì, può essere. Nell'abisso, prendi Alfa nell'abisso. Alfa sarà Arc. No, se no si avrebbe detto H. Quando c'è la pallina. È la pallina quella che. Hanno un senso tutte queste cose, hanno un senso. Il problema è capire cosa. Allora, qua possiamo recuperare energia, ma in realtà ce l'abbiamo già. A questo punto qua abbiamo dei file. Uscita qui. Quindi andiamo a sentirli in ordine temporale, cioè dal basso all'alto. No. Eh sì. Sì, dal basso all'alto. Unable to connect. Lumar relay out of range. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Tau, Unable to rispondete. connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it.
Però questo qua è 25, è primo. Ah sì, è vero, è prima. Questo invece... Strasby, are you Sì, there? ciao. Omicron, can you hear us? Cut. Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right. Heading into radio silence. Good luck, guys. Strasky, are you there? Questo da te, I hear you, telefono. Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbert leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay, then. Stay safe. Cioè, da quello che si è capito è che comunque è successo casino in qualsiasi parte, cioè in qualsiasi stazione è successo qualche casino strano. Quindi, che qua non si può aprire. A questo punto torniamo dalla nostra amica. Velena al pozzo. Ok, io Matreus non è per... Quando capita queste cose qua, di solito ci segue quel maledetto robo Velena al pozzo. là. Non so cosa voglia Se non dire. mi ricordo male, quello che ci compariva là Allora... non è di qui, non è di qua. Quello che ci compare dentro quella stanza lì vuole che sconfiggiamo Wow, Ancora non c'è chiaro come cosa, diciamo così. Può essere, può essere. Ok, amica, ho There has tutto. to be a power pack upstairs. Go look for one. Ah, ok, manca il pacco batteri. Ma allora, ma potevi dirmelo prima. Quindi dobbiamo andare sopra. Quindi era vera la cosa che avevo immaginato. Sotto. E noi eravamo a metà e abbiamo trovato. E sopra, quindi il pacco batterie non l'avevamo trovato. Maledetti, il pacco batterie. Allora, beh, sicuramente da qua. E adesso per andare sopra. Penso sia di qui, in questa stanza di qui, in una di quelle porte di lì. Perché qua si va giù. Quell'altra però controlliamo comunque anche questa, perché Ma che cacchio è successo qua? sembra muschio. Sembra anche vomito. Structure gel without flattening the Ah, qua è per il configuration. gel strutturale. Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like Ha chiesto that. se potremmo If impedire a only WoW di there was a site mutare. alpha. Ci fosse un sito Hypothetically alfa? speaking, I guess we could try. Rally, are you recording this? Sorry. I just. Sorry. Cioè, gli ha detto, c'è un modo per mutare WoW, cioè per far sì che non coinvolga più, che non evolvi più, eccetera, eccetera. Lei fa, forse c'è un sito alfa. Ricordiamoci che abbiamo appena sentito, vai ad alfa, vai sotto, ad alfa. Sì, il cuore di Alfa. Cosa abbastanza interessante. E qua ci sono le scale per sopra. Cosa molto interessante, Matreus. Probabilmente lì stavano facendo esperimenti sul gel, sì, però avevano capito che WoW poteva
creare dei problemi. Ora. Omicron. Medical Surge, Archive, Advanced. Allora, qua abbiamo diverse stanze. La prima è questa, che ci permette di sbloccare delle porte. Però aspetta, però aspettiamo. Andiamo prima qua. Però qua c'è scritto entrata principale. Oh cavolo. Non si sente niente. No, perché non hanno più la testa. È inutile. Comunque qualcuno qua li ha. È inutile premerci. Voglio provare giusto per, però. Guarda da qua. Cioè proprio gliel'hanno. Ah, mia, che roba brutta. Ovviamente questo non si aprirà. Comunque questa è l'entrata principale del piano. Questo si è fra... Cioè, se gliel'avessero chiusa dentro. Poi... No, secondo me stava cercando di fare qualcosa qua e poi gliel'hanno... È stato aggredito. Forse. Qua è chiuso. Ok, l'unica cosa che ci resta da fare è andare qua. Sperando che non succeda nulla di male. Ok, abbiamo la diving hall e la main entrance, oppure abbiamo la power room. Dove andiamo prima? Power room, a destra. Ok, allora power room, perché dobbiamo cercare una batteria. Sì. Storage, magazzino. Vuoi che nel magazzino ci sia una batteria? Magazzino. Sì, è un magazzino. Tra l'altro scritto in giapponese come in cinese. Niente. Nel magazzino non c'è. Questa è la power room ufficiale. Qua c'è un posto dove scappare. Oddio, è collegato. Energy Pal, alimentatore ricaricabile a litio zolfo ad alte prestazioni, meno 515 W, che non so cosa sia. Energy Pal di Aimatsu con connessione S3 standard per strumenti meccanici, impianti XO ed esotute. Ricaricare gli alimentatori esauriti in un caricabatterie Aimatsu N5 o altri apparecchi compatibili S3. Quindi bisogna prendere queste batterie S3 che vediamo qua, vedete? E poi probabilmente ricaricarle. Però qua non ci sono più. Perché in realtà erano qua. Ricaricarle lì. No, secondo me qua c'erano. Che cavolo è quel coso? Sei sicuro di volerlo sapere? Io no. Da qua non si può andare. Io... No, no, non si sta muovendo. Sì, beh, io non volevo far rumore, però. Ok. Adesso sì che si sta muovendo. Ok, ma tra io se siamo nella carta. Forse no. Oh! Ok, allora questo verrà di qua adesso, immagino. Ok, dobbiamo attirarlo e poi andare là a prendere. Oh, che cavolo, corre sto qua!
una maratona. Non è che sembra. Ok, andiamo via da qua. Non da qua. E m'ha visto ancora? Che cavolo è sto qua? Mamma mia. Cavolo! Cavolo, dove cavolo scappo? E che cavolo, mi hai rotto le palle, amico! Sento il volume. Non è di qua, non è di qua. Sento il volume senza cuffie. Via. Atreus, non mi distrarre, che qua. Sta arrivando, Fottiti! Lì dove? È qui! Mia! Aia! Calmo, però l'abbiamo preso, Però la domanda è che l'abbiamo preso, va bene. Ma probabilmente dobbiamo caricarlo adesso. No, se era là vuol dire che stava già caricando. Non lo so. Andiamo... Ok, spegniamo ste cavolo di cose. Questo gioco. Avevamo trovato il coso. Questo gioco regala sempre. Sì, sotto c'era il ripristino energia. Non ci compri. Ok, allora. Va bene. Ok. Proviamo ad andare di qua adesso. Ma perché? Perché tutto sbronzo. Prima di tutto potremmo trovare un recupero energia. Di là si è sfragato tutto. Energia. Okay. Allora. Te dentro. Tutte le puntate in questo gioco regalano qualcosa. Informazioni sulla storia. Colpi. Sì, sì, il gioco ogni minuto ci regala qualcosa. Beh, questo sarà ancora, però c'è un computer con registrazioni dove potremmo sapere qualcosa di interessante in più. Vediamo. Vai. Johan Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johan Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. Mm. The WoW has been getting more aggressive. Pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johan Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to mourn anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Andiamo in tre. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Ok, due cose. Uno, stavano cercando Alpha nell'abisso e Ark è nell'abisso insieme ad Alpha. Quindi una volta che siamo nell'abisso capiremo tutte e due. Seconda cosa, guardate qua. Aspetta. Questa qua, calmo Matreus, questa qua è la tizia che stava registrando. Ok? Ha registrato nell'ultimo... Si sente... Ah, vuol dire che è stata attaccata. E non ha fatto in tempo ad inviare. Lo faremo noi.
Impossibile stabilire il collegamento. Ma c'è pure indietro. Ci sono documenti. È un po' giusto per 13 settembre. Vic Howler ha ordinato allo staff di Tau di evacuare e risalire all'altopiano. Sono sceso nell'abisso insieme all'ingegnere Alan Wadek per facilitare l'evacuazione. Seguendo il protocollo abbiamo aspettato presso la piattaforma dello scalatore per 140 minuti, tentando di a più riprese contattare Tau. Ho quindi deciso di dirigermi verso il sito pensando in tal modo di intercettare lo staff. E a quel punto che ho visto le luci guida lampeggiare e poi spegnere, lasciando nel buio più completo l'intero percorso e tutto il settore Omega. Ho proseguito usando i miei riflettori perché non ho udito un... perché ho udito... dove cavolo sono? Perché non ho udito, finché non ho udito, scusate, un grido proveniente dalla radio a corto raggio. Il grido proseguiva interrotto solo dalle interferenze alla radio. Interrotto solo in tema, cioè non sto leggendo più niente questo. Avvicinato per indagare, ho scorto il corpo martoriato dell'operaio Espinosa. Era stato quasi tagliato in due da qualcosa di molto grosso. Dalla radio sentivo provenire le grida degli altri colleghi di Espinosa. Ho riflettuto sull'importanza di salvare Tau e in particolare Ross, ma non vedendo possibilità di migliorare la situazione sono tornato in fretta dallo scalatore lasciando Tau al suo destino. Con un po' più di fortuna è riuscito a tornare a Tau e può continuare il suo lavoro su Alfa. Per evitare ulteriori fastidi ho deciso di comunicare che l'evacuazione è stata un fallimento completo, sperando che ciò dissuada Teta dal tentare un'altra. Claudia Ames, la direttrice di Omicron, ha già ordinato che per il momento lo scalatore deve rimanere sull'altopiano. Il mio rapporto sugli animali selvatici ha spaventato tutti al tal punto che persino Valdeck e Darby hanno interrotto la manutenzione delle sonde Lumar. Per fortuna Golaski non è sul suo posto, non credo che avrebbe approvato la decisione. Le restrizioni hanno finito per essere più severe di quanto prevedessi. Ma va bene così. L'importante è che Ross rimanga da solo a lavorare con Wow. E qua abbiamo i tizi. Abbiamo delle immagini. Laboratorio, credo. Ah, qua è dove abbiamo trovato la tuta. Scalatore. Questo credo che sia il pezzo dello scalatore che mi sa che dovremmo prendere per scendere. Sì. Vabbè, immagine laboratorio. Questa è la tizia qua. Non possiamo verificare che sia lei. Non possiamo purtroppo verificare. E quindi, vabbè, niente. Si capisce già. Sì, esatto, si capisce. Dovrebbe essere lei. Mi piacciono molto questi frigo qua così. Sì, che non ci sta una ceppa e occupano un casino di spazio. Però sono belli. Non puoi saltare. No, però posso scombinare tutto se vuoi. Ma detto questo, torniamo. A questo punto direi di tornare a Matrix. Però qua ho notato una cosa. No, niente. Abbiamo sbloccato tutto. Ok, allora, per tornare indietro dobbiamo passare di qua. Di qua. Mannaggia, quando esce il cervello lì che carica. Di qua? Sì, però bisognerà. Seguimi. Ma chi? Ma chi? Che cosa? No, basta. Via, 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 Matreus. Detto, detto, Matreus, torna qua, dove vai? Come si chiude sta cavolo di porta? Ah, ok. Piss off another one of Wild's monsters. No, non è che l'ho fatto arrabbiare, gli ho fottuto la batteria. Sì. Let's get to work. Però mi sta venendo in mente una cosa. Allora, ok, allora, io direi che per questa puntata è tutto, Matreus. Però mi sta venendo in mente una cosa. Cioè, noi abbiamo preso prima di tutto il gel, no? Poi abbiamo preso il chip corticale e poi abbiamo preso le batterie in questa sequenza qua. Sì. Potevamo prenderle in un'altra sequenza? Nel senso, se io avessi preso prima la batteria,
Questo ci seguiva. Lei avrebbe chiuso la porta? Non credo. Oppure quella cosa ci avrebbe seguito come ultima fonte che avremmo penso trovato? Come ultima fonte, io. Non lo sapremo, credo mai, penso, però è giusto una cosa così da riflettere. Comunque, amici, per questa puntata è tutto. Vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale se non siete iscritti. Mettete un mi piace se vi è piaciuto il video. Commentate il video, è importante commentarlo, mi raccomando. Dite la vostra su cosa ne pensate di questo gioco, della trama, o magari dando delle spiegazioni che a noi sono saltate. Oppure, per meglio dire, nella foga del gioco non abbiamo capito, carpito al volo. Ma detto questo, amici, vi ricordo anche di condividere il video tramite Facebook, Twitter oppure su WhatsApp, cosa ancora più facile. Prendete su WhatsApp, lo condividete col vostro gruppo di amici, con i vostri amici, così che anche loro possano conoscere il video e il canale. Da Amorugia, da Matreus, ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti. Ciao.